E allarme amianto a Modica, presente in diverse discariche abusive segnalate nel territorio. Sequestrata un'area di 5 ettari nella zona industriale ex Asi di Maganuco. Un tavolo permanente per il comparto agricolo, l'iniziativa è della Prefettura. Obiettivo: attuare iniziative e progettualità per prevenire condizioni di illegalità nel settore. Un'associazione di volontari regala una fontana alla città. Ciò che non fa il pubblico lo fanno i privati. Una piccola grande opera che valorizza la partecipazione civica. Saranno 3 gli atleti ragusani che parteciperanno alle Olimpiadi di Rio de Janeiro: Giorgio Avola, Damiano Caruso e Luca Marin, portabandiera degli Iblei in Brasile. Bentrovati con l'informazione di Canale 74. Come avete sentito dai titoli, allarme amianto nel territorio di Modica. Il pericoloso rifiuto contenuto nell'Eternit è presente in diverse discariche abusive segnalate anche dalla nostra emittente televisiva. Nel caso della zona di Maganuco, dove nelle ultime ore la polizia locale ha sequestrato un'area di 5 ettari a ridosso della zona industriale. Il servizio. Intensi i controlli delle forze dell'ordine a Modica contro le discariche abusive e gli impianti fuori norma. Già la nostra emittente aveva segnalato qualche settimana fa la presenza di una discarica abusiva di amianto nei pressi della spiaggia del Maganuco. Nei giorni scorsi la polizia locale di Modica ha posto poi sotto sequestro un'area di circa 5 ettari nella zona industriale dell'ex Asi di Maganuco. Lunedì scorso, a seguito di un vasto incendio che si era sviluppato nella zona, i vigili del fuoco hanno chiesto l'ausilio della polizia locale. Sul posto intervenuto il nucleo di pronto intervento e una pattuglia della municipale, che ha avviato più approfonditi accertamenti addentrandosi tra i terreni impervi fino ad arrivare in una zona già preda delle fiamme, dove si trovavano abbandonati tubi in PVC in quantità consistente. Nella stessa area, ma in punti diversi, i vigili hanno anche trovato depositi di rifiuti pericolosi, tra cui pneumatici, materiale plastico del tipo utilizzato per la copertura delle serre, lastre e recipienti di Eternit, materiale edile di risulta derivante da demolizione, guaine catramate che di fatto costituivano diverse discariche abusive. L'area in questione era in parte di proprietà dell'IRSAP, ex area di sviluppo industriale, e in parte di un'azienda privata, i cui rappresentanti legali sono stati diffidati per effettuare la bonifica immediata delle aree. È stata inoltre presentata denuncia all'autorità giudiziaria contro ignoti per aver costituito discariche non autorizzate, reato punito per la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Inoltre, sempre a Modica, è finito sotto sequestro l'impianto di frantumazione della pietra e produzione di materiali per lavori edili ubicato nella zona di via San Giuliano, nell'immediata periferia di Modica. È stata la polizia provinciale, coordinata dal comandante Raffaele Falconieri, ad apporre i sigilli. 4 le auto della polizia provinciale presentatesi di buon mattino nella struttura per notificare l'atto di sequestro e procedere alla posizione dei sigilli. L'impianto è chiuso e quindi non operativo già da qualche giorno. Il sequestro è scattato nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Ragusa sulla presunta violazione di alcune norme del testo unico ambientale. Stando alle indagini, pare che la struttura non sia del tutto a norma, secondo quanto previsto dalle rigide normative in materia di smaltimento di materiale edile e polveri sottili, e peraltro troppo vicina al centro abitato, incompatibile con l'attività svolta, e i residenti lamentano eccessiva quantità di polveri nell'aria. E la questione rifiuti continua intanto ad essere un'emergenza perenne in Sicilia e nel nostro territorio. Un'emergenza che adesso ha anche acceso il dibattito politico oltre l'isola, dopo il no di Torino ai rifiuti siciliani. Il governatore Crocetta ha disposto l'aumento della quota di conferimento per alcuni comuni siciliani, tra questi anche Scicli. In Sicilia è ancora emergenza rifiuti, un'emergenza che adesso ha anche acceso il dibattito politico oltre l'isola. Il sindaco di Torino, Chiara Appendino, non vuole il surplus di spazzatura proveniente dalla Sicilia, e questa risposta ha scatenato l'ira dei sostenitori del governo Crocetta, che si scagliano contro i deputati del Movimento 5 Stelle. Sull'argomento è intervenuto anche il ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti, che si è detto amareggiato per l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle e per la risposta data dai deputati pentastellati a Crocetta, il quale aveva chiesto una mediazione tra gli esponenti grillini siciliani e piemontesi.
Crocetta cerca aiuto e consigli da noi? Possiamo suggerirgli di dimettersi, ha replicato la capogruppo Angela Foti, scatenando il dibattito e le polemiche. Il punto è che l'emergenza rimane e la situazione igienico-sanitaria è al limite. Il governo regionale adesso sta di nuovo pensando di smaltire all'estero la spazzatura, ma i costi naturalmente raddoppierebbero. Sulla questione è intervenuta anche Legambiente con una nota in cui attacca il governo regionale per la cattiva pianificazione dell'invio della spazzatura al di fuori dei confini isolani. Adesso si piangono lacrime di coccodrillo e si grida al complotto, scrive Legambiente, ma quando mesi fa abbiamo proposto questa soluzione per una fase transitoria, il presidente Crocetta ha detto no. Ha detto no fino all'altro ieri ed ora non sa più che pesci pigliare. Il problema dunque è a monte, è mancata e continua a mancare una pianificazione gestionale seria dei rifiuti. Le discariche sono sature, molte sono commissariate per infiltrazioni mafiose, la percentuale di raccolta differenziata è bassissima e non si favorisce il lavoro dei centri di recupero e riciclo, che anzi hanno dovuto rallentare la produzione perché è stato precluso il conferimento in discarica. Intanto, per dare una risposta immediata, il governatore ha disposto l'aumento della quota di conferimento per alcuni comuni siciliani e il caso ad esempio di Scicli, che dopo giorni di emergenza altissima con le borgate che in questa settimana registrano un afflusso importante di residenti e turisti, sta cercando di tornare alla normalità, come spiega il commissario straordinario del comune, Tania Giallongo. Io ieri ho avuto prima un'interlocuzione telefonica con il presidente Crocetta, nella quale ho ribadito quelle che erano le criticità che a Scicli sul settore rifiuti si registravano e che noi in effetti avevamo già segnalato con una prima richiesta. Successivamente ieri stesso abbiamo inoltrato un'altra nota nella quale abbiamo evidenziato la necessità di avere un incremento delle quote per il conferimento che sono state riconosciute a Scicli. Il Presidente è stato attento e disponibile, mi ha assicurato che terrà conto delle nostre richieste e già stamattina stesso in effetti abbiamo avuto la possibilità di conferire molto di più rispetto a quanto non avevamo fatto nelle scorse giornate. Quindi questo per Scicli è importante, noi speriamo che in pochi giorni si ritorni alla normalità. Ovviamente l'impegno della Regione è quello anche di rivalutare le situazioni come quella di Scicli e degli altri comuni magari della zona costiera che in periodo estivo hanno un boom di turisti che non può essere considerato tale rispetto a quello degli altri paesi. E l'Assemblea dei Soci della SRR, la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti della provincia di Ragusa, ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei Sindaci, all'unanimità dei presenti, ha nominato i consiglieri uscenti Paolo Buscema, sindaco di Monterosso, Federico Piccitto, sindaco di Ragusa, Lino Giaquinta, sindaco di Giarratane, Vito Fornaro, sindaco di Chiaramonte. New entry quella del sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato, nominato a sua volta come componente del CDA. Alla carica di presidente è stato riconfermato il sindaco di Chiaramonte Vito Fornaro. L'assemblea ha inoltre riconfermato il collegio dei revisori dei conti formato da Salvatore Buscema, Gisella Scilleri e Luca Garaffa. Proprio per oggi, intanto, a Palazzo di Viale del Fante, sede dell'ex provincia di Ragusa, è previsto un incontro con i vertici nazionali di Coreve, il consorzio per il recupero del vetro, allo scopo di elaborare progetti e strategie finalizzate al riciclo del vetro. E continua la polemica sulla comunicazione di 32 unità in esubero alla SPM, presentata ai sindacati dal presidente Antonio Guastella. Ivana Castello del PD interviene, punta il dito contro le consulenze pagate dall'amministrazione per lavori che rientrano nelle mansioni della SPM stessa. Anche la consigliera del PD, Ivana Castello, interviene sulla vicenda dei licenziamenti delle 32 unità della SPM, Società per Servizi di Modica, di cui il Comune è socio unico. Antonio Guastella, presidente della SPM, ha inviato alle rappresentanze sindacali aziendali una lettera con cui comunica l'intenzione di voler avviare la procedura di mobilità per ridurre il personale occupato del 39,6%, pari a 32,75 unità full time equivalenti. Il presidente afferma
conferma che il processo non è più procrastinabile per le perdite ripetutesi e specificamente per la perdita di 687.000 euro registrata nel 2015. Lo squilibrio si imputa ad eccesso di personale, il quale percepirebbe lo stipendio ma senza compensarlo per varie ragioni con quanto riceve con le prestazioni lavorative. Tuttavia, secondo Ivana Castello, nella lettera si adotta un modo di ragionare per parecchi versi contestabile, soprattutto perché si ignora la storia delle assunzioni, gli obiettivi che si perseguivano, le ragioni per cui non sono stati perseguiti, ma anche perché, secondo la consigliera, si omette l'esame di alcune scelte compiute dall'amministrazione che il sindaco Abbate dirige. Inoltre Ivana Castello sottolinea come manchi un'analisi della situazione economica della società, sia settoriale che generale. A questo punto la consigliera del Partito Democratico si chiede perché l'amministrazione abbia affidato diverse consulenze esterne per lavori che potevano essere svolti dall'SPM stessa, andando così invece ad incrementare le spese. Che senso ha lasciare disoccupato il personale SPM e attribuire incarichi di lavoro a ditte esterne per le manutenzioni e il servizio scolastico? Si chiede la Castello, che parla di una perdita annuale di quasi 700.000 euro, verificatasi in costanza di una politica clientelare che vede da un lato il personale SPM inutilizzato, dall'altro scerbature, scuola, bus e manutenzioni varie esternalizzate. Nella somma così calcolata sono compresi certamente i pagamenti del personale di nuovo incarico per consulenze, contabilità, difesa giudiziaria, presidente della società e quant'altro. Prima di procedere ad un dico solo licenziamento, occorre conoscere quali altri cespiti di spesa si potrebbero comprimere senza produrre danni a chi che sia. Cespiti di spesa a fini esclusivamente elettorali, scrive la consigliera. In tema di servizio idrico, ad esempio, sono 3 anni che il sindaco notifica i consumi idrici calcolati, come dice lui, in base ai consumi storici, adducendo che i turisti non ci sono e non possono compiere il servizio. Ora, nella lista dei possibili licenziamenti ce ne sono 7. Nella lettera di intenti Guastella afferma che il depuratore possa funzionare con 2 sole unità full time. Tuttavia, secondo la consigliera, non è quanto riportano le leggi e il contratto collettivo nazionale in materia. La Castello chiede quindi la convocazione di un consiglio comunale per discutere di quanto sta accadendo. E sarà istituito in prefettura un tavolo permanente per la tutela del settore agricolo. Sarà lotta all'illegalità, al caporalato e allo sfruttamento della manodopera. Se ne è discusso ieri in una riunione con il prefetto Librizzi a Ragusa. Attuare iniziative e progettualità per prevenire le condizioni di illegalità nel settore agricolo provinciale, in particolare per quanto riguarda lo sfruttamento della manodopera straniera, e favorire percorsi di integrazione e di inclusione sociale, avvalendosi dei contributi finanziari derivanti dai fondi PON Legalità e dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione. È l'obiettivo di un tavolo permanente che verrà istituito in prefettura e che trova radice nell'intesa sottoscritta il 27 maggio scorso dai ministri dell'Interno, delle politiche agricole, alimentari e forestali e del lavoro e delle politiche sociali, con le rappresentanze nazionali di categoria del settore agricolo. Ieri il prefetto Maria Carbella Librizzi ha infatti incontrato i responsabili provinciali delle forze di polizia, gli attori istituzionali interessati, i rappresentanti dell'associazionismo, delle categorie datoriali, del mondo del lavoro e del privato sociale che operano nel comparto agricolo della provincia di Ragusa. Sarà centrale la regia della prefettura, chiamata a svolgere su indicazioni ministeriali, vista la vocazione agricola della provincia Iblea, un ruolo centrale. Tante le proposte, dalle campagne di informazione e sensibilizzazione al rafforzamento della vigilanza e dei controlli, fino all'istituzione di presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione, di prima assistenza e la creazione di centri di servizi e di assistenza per i lavoratori stranieri attraverso l'utilizzo di beni immobili disponibili e confiscati alla criminalità organizzata. Le proposte potranno pervenire fin dal prossimo mese di settembre, in modo da avviare una concreta programmazione delle iniziative da intraprendere. Nel corso dello stesso incontro il prefetto Librizzi ha sottoscritto inoltre un protocollo con le associazioni rappresentative degli interessi di categoria degli agricoltori, volto alla promozione della cultura della legalità, al fine di prevenire infiltrazioni criminali nel settore agricolo ibleo e di garantire la qualità dei prodotti e la trasparenza delle attività economiche. E dopo la denuncia arrivata dal coordinamento dell'UDC Comisano riguardo al presunto caos al mercato ortofrutticolo, l'amministrazione risponde alle critiche. Sentiamo.
Il mercato ortofrutticolo di Contrada Meldolilla non è nel caos. Il sindaco Filippo Spataro e l'assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Sandra Sanfilippo respingono le accuse mosse dall'UDC Comisana, secondo cui la situazione presso il mercato ortofrutticolo sarebbe peggiorata dopo l'introduzione del nuovo regolamento. Il coordinamento UDC, Comiso e Pedalino aveva infatti nei giorni scorsi denunciato una situazione critica, con lunghe file all'ingresso, disagi e degrado a livello di igiene sia nella zona esterna che interna. Il coordinamento aveva richiesto inoltre un intervento veloce per riportare alla normalità le strutture, applicando le giuste regole che permettono il normale svolgimento delle fasi di attività giornaliera. Gli amministratori dell'ente di Piazza Fontediana però respingono le accuse. Per quanto riguarda le lunghe file di automezzi, la spiegazione sarebbe una regolamentazione degli ingressi, per cui ognuno deve rispettare il proprio turno. E comunque, precisa l'assessore Sanfilippo, nessun intralcio, disagio alla circolazione veicolare si sono verificati in via Bufalino. Riguardo al degrado di igiene lamentato e alla riduzione del personale di polizia, il primo cittadino spiega che la situazione è stata dovuta all'emergenza rifiuti che ha interessato tutta la Sicilia. L'assessore Sanfilippo assicura inoltre che la polizia municipale tornerà a essere presente all'interno del mercato. Infine, in merito al controllo delle autorizzazioni commerciali, dichiarano gli amministratori, effettuato prima del rilascio dei pass, come ovvio che sia. Altre eventuali criticità, assicurano, saranno comunque attenzionate e risolte al fine di migliorare l'attività del mercato ortofrutticolo. E passiamo alla cronaca. Piazza San Giovanni a Ragusa si conferma centro nevralgico dello spaccio in città e aumentano i controlli delle forze dell'ordine per arginare il fenomeno. La squadra mobile tratta in arresto un altro presunto spacciatore minorenne e i carabinieri e i cani antidroga hanno perquisito le abitazioni di diversi soggetti legati al mondo della droga. Piazza San Giovanni si conferma, nonostante le misure di vigilanza e il rafforzamento dei controlli, ancora centro dello spaccio ragusano. Le recenti richieste di intervento dei commercianti e residenti della zona, preoccupati per la situazione, sono state subito recepite dalle forze dell'ordine e grazie anche alla collaborazione dei cittadini sono bastate poche ore di lavoro per individuare un altro caso di spaccio a distanza di pochi giorni dagli ultimi arresti della squadra mobile. La polizia ha arrestato infatti ieri un altro presunto spacciatore, un minorenne di 17 anni, che avrebbe venduto hashish ad altri giovanissimi. Gli agenti di polizia in borghese si sono appostati e hanno notato diverse cessioni di droga da parte del giovane, un richiedente asilo sbarcato a Pozzallo. Dopo pochi minuti sono stati identificati anche gli acquirenti, trovati in possesso dell'hashish acquistato, e sono stati tutti convocati negli uffici della squadra mobile di Ragusa. Il presunto spacciatore credeva di averla fatta franca, non essendo stato trovato in possesso di droga, ma alla fine ha ammesso le proprie responsabilità, confermando quanto già provato dagli uomini della sezione narcotici, che avevano già visto dove occultava la sostanza stupefacente. Al termine dell'attività d'indagine, tutti i minorenni sono stati affidati ai genitori. Ad alcuni degli acquirenti, avendo la disponibilità di un veicolo, è stato sequestrato il patentino per la guida. Gli assuntori verranno a breve convocati in prefettura per iniziare il percorso previsto dalla legge, mentre l'arrestato è stato accompagnato presso l'istituto di pena minorile di Catania. Il denaro provento dell'attività di spaccio e la droga sono stati sottoposti a sequestro. Ieri mattina, inoltre, i carabinieri, insieme al nucleo cinofili, hanno effettuato perquisizioni a tappeto nelle abitazioni di soggetti ritenuti a vario titolo legati al mondo dello spaccio di droga, sempre in piazza San Giovanni e nelle vie limitrofe. A casa del trentenne ragusano Salvatore Cannizzo, i carabinieri hanno trovato varie dosi di hashish, due bilancini, due coltelli intrisi di sostanza stupefacente, un grinder e tutto il materiale utilizzato per il confezionamento. Cannizzo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio e a casa degli altri due ragazzi il cane antidroga ha scovato hashish e marijuana finalizzata all'uso personale. I giovani sono stati portati in caserma e segnalati alla prefettura. I controlli, fanno sapere dalle forze dell'ordine, continueranno senza tregua per prevenire i fenomeni di uso e spaccio di sostanze stupefacenti. Cambio della guardia nella tenenza della Guardia di Finanza di Modica. Il tenente Alessandro Salvatore succede nell'incarico al tenente Matteo Bruno Tagliabue, giunto in Sicilia nel 2013. Quest'ultimo da allora svolta numerose brillanti operazioni, ultima in ordine di tempo, quella che ha portato a individuare presunte anomalie gestionali presso un noto istituto scolastico modicano. Il tenente Alessandro Salvatore, di origine laziale, a seguito di un'intensa esperienza operativa biennale nella città di Prato, ha assunto adesso il comando della tenenza di Modica. L'ufficiale è laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e in Economia e Diritto d'Impresa presso l'Università degli Studi di Cassino.
E si parla già di un rinvio delle elezioni fissate per l'11 settembre per le ex province. I comitati dei comuni che avevano chiesto di cambiare libero consorzio hanno denunciato numerose irregolarità. Inoltre lo stop potrebbe avvenire anche per adeguarsi totalmente al recepimento della legge Delrio con relativo passaggio all'ARS per alcune modifiche sollecitate dal governo nazionale. Un altro inghippo riguarda il numero degli aventi diritto al voto per alcuni comuni, specificatamente quelli andati al voto lo scorso 5 giugno, che hanno un numero di consiglieri inferiori rispetto agli altri comuni che avevano votato negli anni precedenti. Occorre quindi individuare una soluzione per rendere paritaria la partecipazione di tutti i comuni appartenenti al libero consorzio comunale. E ieri a Scicli la cerimonia di consegna della fontana costruita all'interno della rotonda in viale Primo Maggio. A regalare l'opera alla città, l'associazione Primo Maggio, grazie al contributo di volontari e aziende locali. Si è svolta ieri in viale Primo Maggio a Scicli l'inaugurazione della fontana costruita all'interno della rotonda nel quartiere Iungi. L'opera è stata voluta e realizzata dall'associazione Primo Maggio che, grazie al contributo di diversi volontari e di alcune aziende locali, sono riusciti ad ultimare i lavori. Si tratta di una piccola grande opera che valorizza la partecipazione civica e rispecchia l'operato dell'associazione che ormai da decenni a Scicli svolge attività utili per la collettività. Getto d'acqua perché l'acqua è vita, l'acqua è salute, è una piccola opera che è qui sul quartiere Iunci dove noi viviamo, operiamo, assieme a tante altre cose. Questa è l'ultima che abbiamo fatto, speriamo che non sia l'ultima e nella speranza che piaccia alla gente e che nel futuro magari sia da contagio per le altre generazioni affinché quanto ci stancheremo noi saranno gli altri a fare qualche cosa per il bene di tutte. All'inaugurazione, oltre ai rappresentanti della Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine e della comunità parrocchiale, era presente anche la commissaria del Comune di Scicli, Tania Giallongo. È una collaborazione che per noi è molto importante. Come dicevo prima, io ho conosciuto i rappresentanti dell'associazione Primo Maggio qualche tempo fa e ho subito notato la vivacità, la capacità di proposte e la capacità di realizzare. Quindi per me è stato un piacere poter condividere questa iniziativa con loro che dà lustro a questo quartiere così importante per Scicli. E il Consiglio Comunale di Vittoria ha approvato il documento unico di programmazione che contiene il programma amministrativo e finanziario del primo cittadino per i prossimi 3 anni. Previsti interventi sull'IGP, progetti per l'ambiente, baratto amministrativo e la revisione dell'impianto fognario. Approvati inoltre dalla maggioranza diversi emendamenti proposti dai 5 Stelle come il progetto Casa dell'Acqua e raccoglitore degli oli esausti, il referendum consultivo online e la lotta al randagismo. In aula anche momenti di tensione, soprattutto fra il capogruppo del PD, Salvatore Di Falco, e di Riavvia Vittoria Daniele Barrano. Prossimo obiettivo è il completamento dell'approvazione del regolamento del mercato. E sono 3 gli atleti Blay che prenderanno parte alle prossime Olimpiadi di Rio: il nuotatore vittoriese Luca Marin, lo schermidore modicano Giorgio Avola e il ciclista ragusano Damiano Caruso. Tutti e 3 gli atleti sono stati premiati durante le scorse edizioni del premio Ragusani nel Mondo e ora dagli organizzatori arriva l'imbocca al lupo per la nuova avventura. Sarebbero ben 3 gli sportivi Blay che parteciperanno alle prossime Olimpiadi di Rio de Janeiro. A rappresentare la nostra terra dal 5 al 21 agosto in Brasile nella nazionale azzurra saranno il nuotatore vittoriese Luca Marin, lo schermidore modicano Giorgio Avola e il ciclista ragusano Damiano Caruso. I 3 atleti che hanno saputo mettersi in evidenza ai massimi livelli agonistici, conquistando ciascuno importanti imprese e gare sportive, sono tutti già stati premiati nell'ambito del premio Ragusani nel Mondo, che da anni individua le eccellenze del nostro territorio, e anche quest'anno si parlerà di sport e di successi nelle serate della 22esima edizione del premio in programma i prossimi 5 e 6 agosto in Piazza Libertà a Ragusa. Ma c'è di più: tra gli accreditati ai Giochi Olimpici di Rio 2016 ci sono anche Giorgio Scarso e Giorgio Caruso, rispettivamente presidente addetto stampa della Federazione Italiana Scherma. Entrambi hanno già ricevuto il premio Ragusani nel Mondo e speciali riconoscimenti. Non c'è dubbio, il premio porta davvero tanta fortuna, dicono gli organizzatori, che fanno il loro in bocca al lupo a tutta la delegazione Iblea a Rio 2016, a cui si aggiunge anche l'allenatore di Giorgio Avola, il modicano Eugenio Migliore.
E Comiso sarà sede di un liceo musicale. Avrà sede presso l'aeroporto di Comiso, nei locali gestiti dal CERM, il Centro Studi e Ricerche del Mediterraneo, società cooperativa sociale Ollus. Dopo aver avviato da 2 anni l'Istituto per l'Enogastronomia e i Servizi Alberghieri e alcuni corsi di formazione professionale, avvierà quest'anno anche il liceo musicale coreutico paritario Gesualdo Bufalino, autorizzato dalla Regione Siciliana per l'anno scolastico 2016-2017. Il liceo musicale, che è stato presentato ieri, agirà in convenzione con il Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo, che detterà le linee guida del corso di studi. La nuova istituzione scolastica si rivolge ad un ampio bacino di utenza che abbraccia il versante occidentale della provincia, i territori di Gela, Niscemi, Licata e Caltagirone. La sede del nuovo liceo musicale è nell'aeroporto di Comiso e nella stessa sede si trovano anche i corsi dell'Istituto Alberghiere e quelli di formazione professionale. La scuola è raggiungibile attraverso gli autobus di linea da Ragusa, Vittoria, Comiso, Acate e Mazzarrone. Torna anche quest'anno il concorso di poesie Viva la Mamma, organizzato dall'Associazione Culturale Omonima e dedicato a donna Raffaella Livia Fratantonio, madre dell'ideatore del concorso Giorgio Fratantonio. Giunta alla sua 13ª edizione, il concorso ha come obiettivo finale quello di premiare poeti italiani e stranieri che realizzano una composizione in italiano e in dialetto dedicata alla mamma. Anche quest'anno i vincitori saranno premiati in una serata speciale che si terrà il prossimo 9 agosto nella splendida cornice di Villa Anna, Villa 800 sulla Ispica Pozzallo, che grazie alla sensibilità del patron Nino Caldarella ospita per il 4º anno consecutivo l'evento. Bene, per oggi è tutto, questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale termina qui. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sul nostro sito www.canale74.com. Vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.